Don Franco, una comunità cristiana diventa pienamente tale solo a patto di vivere nel presente, che rappresenta la più alta misura di umanità. Le parole sono di Monsignor Morfino, vescovo di Alghero Bosa, e sono parole crude che scuotono la nostra coscienza, perché oggi sembriamo sigillati in un'anestesia dello spirito che ci fa disertare la realtà e ci impedisce di scorgere il fluire della vita. La preghiera può risvegliarci da questa pigrizia del cuore e spingerci ad occuparci sinceramente di coloro che il Signore ci dona da amare e servire? Se la preghiera non diventa più un dialogo chiuso tra noi e Dio, e soprattutto dove più che ascoltare siamo noi a parlare, c'è questo pericolo. Se invece ci lasciamo condurre nella preghiera dall'ascolto della parola di Dio, in tutte le parti dell'Antico e del Nuovo Testamento la preghiera rappresenta il modo per ascoltare il grido dei poveri, così come il messaggio della ottava giornata mondiale dei poveri ci dice. In modo particolare nel messaggio è contenuto questo grido che spesso necessita di una risposta. La cosa più brutta che può capitare nella preghiera di ciascuno di noi è che alla preghiera non corrisponda nessuna risposta. E il messaggio invece ci impone ad essere noi la risposta di questo grido che sale a Dio da parte dei poveri, sapendo che Dio non è contento fino a quando non è resa giustizia. La lente dell'osservatorio quest'anno è stata posta sul ruolo che giocano le parrocchie, non solo nel pur lodevole impegno ad organizzare servizi di mensa, ma anche come luoghi privilegiati per rilevare le esigenze del territorio e promuovere azioni di solidarietà. Ecco, non soltanto luoghi dove affrontare le emergenze primarie, come l'offerta di un pasto caldo, ma soprattutto comunità capaci di creare percorsi di risanamento sociale. Sicuramente il messaggio di Papa Francesco ci invita a fare in modo che le nostre comunità siano innanzitutto espressione di fraternità verso le persone che noi accogliamo. Al di là di quelle che sono esigenze di prima necessità, chi viene deve innanzitutto trovare l'abbraccio di un fratello e deve trovare innanzitutto quello che è più importante per lui, la possibilità di credere ancora in una possibilità di riscattarsi e dunque il grande dono della speranza. In un passaggio del suo messaggio, Papa Francesco scrive che il povero, non avendo nulla a cui appoggiarsi, riceve forza da Dio e in lui pone tutta la sua fiducia. Infatti l'umiltà genera la fiducia che Dio non ci abbandonerà mai e non ci lascerà senza risposta. E noi, che apparentemente abbiamo tutto, quanto abbiamo ancora da imparare dai cosiddetti poveri, dai deboli, dai beffati della vita che dell'umiltà e dell'essenziale fanno la propria ricchezza? Beh, certo, i poveri non sono soltanto delle persone che devono ricevere il nostro aiuto, ma sono dei messaggi dell'umanità e di Dio che ci dicono che forse noi abbiamo messo al secondo posto la dignità delle persone, al primo posto la necessità del nostro benessere, che spesso non guardiamo in faccia a nessuno pur di raggiungere quell'opulenza che sta caratterizzando la nostra vita. E forse oggi c'è anche un grande errore che la società dei consumi sta portando avanti, è quello di pensare che la crescita economica di un paese, il PIL che sale, sia necessariamente ricchezza di tutti. Nella realtà dei fatti, invece, nell'abbondanza aumenta la povertà.